nulla è banale, anche se sapevamo di avere una buona squadra. L'abbiamo voluta, costruita, progettata, abbiamo fatto un passo indietro anche perché siamo retrocessi l'anno scorso dalla 1. La società ha fatto un progetto importante con questo gruppo e questa è la conclusione che tutti volevamo, però tra il volere e il fare c'è di mezzo il campo per fortuna siamo stati bravi nell'essere sempre concentrati, nel lavorare giorno dopo giorno, partita dopo partita e in queste finals si sono visti i risultati. Qual è stata la parte più difficile di questo percorso, dopo ripartire dopo una retrocessione, no? Motivare questo gruppo, molti di loro erano ragazzi che già avevano giocato in A1, motivarli in alcune partite, porsi degli obiettivi che sembravano insignificanti partita dopo partita, ma non lo erano che per il gruppo, e questo è stato importante. Non è stato facile poi lavorare sapendo, non dico di vincere il girone C, perché poi come dicevamo bisogna sempre vincere le partite, però sapevamo che eravamo una spanna sopra le altre, almeno come roster. E questo non è stato facile, ma i ragazzi l'hanno reso meno difficile. Tra l'altro una squadra da un punto di vista tecnico ed esperienza superiore alle altre, anche grazie ad un mercato importante, una squadra allestita per questo, lo dicevamo prima. Adesso si riapre, no, il mercato, che fondi vedremo nel prossimo campionato di Serie A Beretta, probabilmente anche ripartendo chiaramente dal gruppo della promozione, immagino. No, sicuramente questa è l'ossatura, il gruppo, abbiamo lavorato per questo, per avere questo gruppo, lavorare un anno con questo gruppo per essere già pronti l'anno prossimo. Poi vedremo la società che cosa farà, però devo dire che siamo pronti. Adesso vediamo, in settimana ci vedremo, parleremo, ma sono contento di questi ragazzi, non ho nulla da dire, quindi va bene così. Sì, direi che forse eravamo la squadra meno quotata per poter raggiungere questo risultato, anche perché eravamo veramente decimati, 4 titolari fuori, prima di partire, dopo aver consegnato la lista, 3 casi Covid, problemi di lavoro durante la manifestazione, quindi sicuramente eravamo l'outsider su questa manifestazione. Poi invece devo dire che i ragazzi, specialmente sulla partita con l'Arkma, penso abbiano fatto un capolavoro soprattutto in difesa, e a quel punto penso che si siano meritati giustamente questo passaggio, anche perché forse non in attacco ma in difesa abbiamo dimostrato di essere una squadra. Tra l'altro la squadra probabilmente più italiana tra quelle che abbiamo visto in campo. Solo italiana, siamo l'unica squadra senza nessun rinforzo straniero, tutti i ragazzi del nostro vivaio. Questo è un progetto partito 3 anni fa con la fusione delle tre aree Imola, Faenza, Mordano. Ci eravamo dati 3 anni di tempo per valutare il lavoro fatto. Erano tutti ragazzi, adesso ho tolto mio figlio, che non avevano nessuna esperienza di una categoria superiore, avevano sempre solo giocato in Serie B, quindi era veramente una scommessa. Devo dire che loro si sono impegnati tanto, si sono messi a testa bassa, hanno lavorato tanto e penso che questo sia il giusto merito, il giusto premio per la promozione. Immagino che la linea verde, la linea italiana sarà la stessa che farà da filo conduttore in Serie A Beretta. Sicuramente, noi adesso abbiamo veramente un vivaio dietro di oltre 300 ragazzi, forse ci serviva ancora un anno per consentire ai ragazzi che adesso sono nell'Under 20 di poter essere veramente di rincalzo e di sostegno alla prima squadra. Adesso chiaramente dovremo accelerare un po' tutte le cose, dovremo guardarci un po' attorno, ma sicuramente ci guardiamo attorno sempre su dei ragazzi italiani nel nostro territorio.